Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, presenta i risultati del progetto teso a salvaguardare il territorio. I bassifondi del barocco svelano il lato scuro e indecoroso della Roma del Seicento con le opere in mostra a Villa Medici. Mario Sironi e le sue opere sono in mostra al complesso del Vittoriano. Gianluca Diana al suo primo libro con Soy Sarawi, un'ode a Mariem Hassan, la voce del deserto. Conosci la terra dove fioriscono i limoni, scriveva Goethe, rapito dalla bellezza del paesaggio italiano, da quel patrimonio d'arte e natura capace di incantare chiunque lo attraversi. Sono tante le testimonianze che riconoscono l'Italia come custode di un tesoro straordinario, ma sono altrettante purtroppo le segnalazioni di quanti, innamorati di un luogo che riveste un'importanza speciale nella loro vita, riscontrano incuria, degrado e abbandono. I luoghi del cuore, censimento biennale promosso dalla FAI in collaborazione con Intesa San Paolo, nasce con l'obiettivo di dare voce alle segnalazioni dei beni più amati in Italia per assicurarne un futuro, coinvolgendo concretamente la popolazione e sensibilizzandola sull'importanza di attivarsi in prima persona per unire le forze e tutelare i tesori di tutti. I cittadini, infatti, sono invitati a indicare i luoghi che sentono particolarmente cari e importanti e che vorrebbero fossero conservati intatti per le generazioni future. Delineata così una mappa dei beni più amati dalla collettività, sollecitiamo le istituzioni locali e nazionali competenti affinché mettano a disposizione le forze necessarie a salvaguardare il luogo segnalato o, quando possibile, intervengano direttamente per il suo recupero. Mi pare che sia un'occasione importante. Il FAI è una grande associazione che coinvolge migliaia di cittadini, si occupa in modo moderno e efficiente di gestione di luoghi, siti della cultura e luoghi della cultura. È una collaborazione in questo come altri campi tra pubblico e privato, soprattutto quando il privato è no profit, è doverosa. Qui stiamo parlando di patrimonio del paese che l'UNESCO gestisce e definisce patrimonio dell'umanità. Se dell'umanità significa che lo Stato, le regioni, i privati sono semplici possessori pro tempore, ma il dovere di intervenire per sostenerli, gestirli, valorizzarli è di tutti, pubblico e privato insieme. Lei ha un luogo del cuore? Beh, il luogo del cuore è la mia città, che è sito UNESCO, quindi lì ogni pietra è pezzo della mia vita. Sono 464.649 le segnalazioni ricevute nelle prime 6 edizioni del censimento, mentre 1 milione solo nel 2012. Uno straordinario risultato che dimostra quanto sia diffuso il senso di appartenenza e l'orgoglio di vivere nel paese più bello del mondo e la conseguente urgenza di tutelarlo e salvaguardarlo oggi e per sempre. Ha detto una cosa molto importante: immaginare dei premi o delle punizioni alle regioni che non fanno i piani paesaggistici. Avere il fiato sul collo, dare il fiato sul collo alle regioni perché lo facciano, però io penso che questo fiato non sia sufficiente. Quindi se a questo si aggiunge un provvedimento legislativo che costringe in qualche modo la Regione a farlo, sarebbe un passo avanti ciclopico, perché già ora i funzionari non ce la facevano ad arginare l'acqua della speculazione edilizia, ma con l'Arbonus, che pone dei limiti, al limite anche giustificabili, ma col loro numero, ho detto, anche raddoppiandoli, non ce la farebbero, mentre coi piani paesaggistici i funzionari avrebbero solo da fare una verifica di congruità. Questo è il meccanismo, sta tutto qui il problema dell'Italia. E l'altro problema è utilizzare gli ingegni che l'Italia ha avuto, come Giovanni Urbani, che fece il piano nel 76 per l'Umbria, prenderlo, copiarlo e farlo ora per la Liguria.
E il piano di Pompei, che in questa sala io ho varato nel 2001 e che non si attua perché fanno restauri e non fanno manutenzione, a un certo punto riprenderlo e farlo resuscitare. Per esempio, dove comincia tutto il problema del degrado? Dai pascoli. Perché se i pascoli non vengono mangiati dalle vacche, l'erba si piega, diventa scivolosa, la neve precipita e lì incomincia tutto il movimento. Allora noi abbiamo, per esempio, un grande pascolo alpino, le vacche non ci arrivavano più perché si era rotto il sentiero. Restauri il sentiero e rimandi le vasche al pascolo. Sembra una cretinata, ma è fondamentale. Oppure a Puntamesco, rifacciamo i muretti a secco delle Cinque Terre. Sono quelli che reggono il paese. Se crollano i muretti a secco della media alta collina italiana, l'Italia va a pezzi. Bacco, Tabacco e Venere arrivano a Villa Medici per una mostra sui vizi della Roma del Seicento. Sì, effettivamente, questo è l'oggettivo, l'ambizione di questa mostra. L'idea era di far vedere che a questo momento, all'inizio del Seicento, gli artisti, alcuni artisti, ma la comunità internazionale che risiede qui ai piedi di Villa Medici, si ispirano del loro quotidiano, del quotidiano che vedono, per proporre una nuova pittura che fa vedere la Roma alla rovescio. Non è quello che uno si aspetta, la Roma di Poussin, di Bernini, del Fasto, della Chiesa Trionfante, però è la Roma del quotidiano, non è la Roma della compostezza ma quella dell'impudenza, non è la Roma del bello ideale ma quella ritratta dal naturale, e questo è proprio l'oggetto, l'idea della mostra. Chi sono questi artisti che a un certo punto decidono di ispirarsi al dio Bacco e di appunto rappresentare questi soggetti, come per esempio parte la divinità stessa, ma anche il mondo del gioco, delle taverne, un po' dell'opulenza, dei vizi? Sì, noi abbiamo voluto far vedere o capire che era un fenomeno, e quindi sono quasi tutti gli artisti, o diciamo sia partendo da Caravaggio, che ha fatto queste due icone in cui rappresenta la Buonaventura o i giocatori e i bari e tutti i suoi seguaci, sia anche questa comunità internazionale che è a Roma, e in particolare gli artisti nordici che si sono creati in un'associazione libera, un tipo di una comunità che si chiamano fra di loro i Bandfuglers, che significa gli uccelli della banda, e loro decidono di porsi sotto la figura tutelare di Bacco. Bacco, dio della creazione artistica, ma Bacco anche dell'ebbrezza, dell'eccesso, della trasgressione, della libertà, e adottano anche i suoi riti. Quello che non ci si aspetta è vedere poi i ritratti che cambiano, ovvero dal ritratto più aristocratico a quello dove persino un mendicante o gli zingari possono venire rappresentati. Effettivamente, questo è totalmente nuovo e molto innovatore, proprio all'avanguardia della pittura all'epoca, e questi artisti danno diritto al ritratto all'anonimo, al mandicante, alla zingara, alla Buonaventura, e non come un soggetto ridicolo, grottesco, però lo danno con la monumentalità della pittura di storia, con dei quadri monumentali, con una scala grande, nel stesso modo in cui avranno fatto un santo o un cardinale, però lì non è lo stato sociale che mettiamo in rilievo, è la povertà, e da quanto attenzione, se pensiamo al mandicante di Ribera, a rappresentare in modo più illusionistico i tratti del viso, che anche i vestiti rovinati.
un po' i dettagli sconvenienti di questa Roma papale, se vogliamo. Allora bisogna andare a vedere un quadro che uno non si aspetta di vedere in questo tipo di mostra, che è il paesaggio di Claude Lorrain. Lorrain, un grande artista del Seicento che abita a Roma, viene dalla Lorena ed è noto per i suoi paesaggi idealisti, classici come si dice, e si vede una vista bellissima in una luce gialla, rosa della Roma, si vede la Trinità dei Monti, il Quirinale, la Roma sublime in piena luce, e poi al primo piano, nell'ombra, se uno guarda i dettagli, è proprio un dettaglio sconveniente che introduce uno scarto critico nella lettura del quadro, c'è una scena di prostituzione in cui si vede un uomo che paga non mi ricordo come si dice in italiano, la mezzana, e dietro c'è la prostituta che aspetta il cliente, e c'è già un altro che sta, il cliente con la prostituta. Troviamo davanti al Camion di Sironi, un'opera del 1914, è una delle opere futuriste di Sironi, conservata nella Pinacoteca di Brera, è un'opera che racconta un Sironi futurista a modo suo. Che cosa significa? Che Sironi entra già a far parte del gruppo dei futuristi non immediatamente, è un gruppo che nasce e si riunisce nel 1909 e Sironi ne entra a far parte soltanto nel 1913, per cui ha avuto il tempo di capirlo, di studiarlo, anche perché è amico di Boccioni, di Severini, di Balla da molto tempo, e quest'opera bellissima del 1914 rappresenta gli ideali futuristi rivisti attraverso la sensibilità di Sironi, per cui c'è il camion, l'idea della macchina, ma non l'idea del movimento, è una figura volumetrica, forte, però allo stesso tempo rappresenta il futuro, è tra l'altro un F-15, cioè erano quei camion costruiti dalla Fiat proprio per la prossima necessità bellica, ed è un'opera dove il camion diventa il soggetto principale, è l'opera in primo piano, quasi come se stesse per uscire addirittura dal quadro. Siamo davanti a uno straordinario architetto di Mario Sironi, dipinto tra il 1922 e il 1923. È un quadro che rappresenta un po' l'arte del Novecento. Il Novecento è un gruppo che Mario Sironi ha creato insieme a Margherita Sarfatti nel 1922, e nel quadro ritroviamo una serie di elementi che incarnano proprio gli ideali di Sironi, ossia il capitello che ci racconta dell'importanza dell'arte antica, del classico. A differenza dei futuristi, Sironi non vuole distruggere i musei, anzi sono un elemento fondamentale. L'antico è la base della nostra cultura e non se ne può proprio fare a meno. Quest'uomo forte
forte, voluminoso, imponente, che ha in mano il suo strumento, il compasso per disegnare il mondo, per costruire, che è un verbo fondamentale per quest'artista, perché l'idea di costruire, di andare avanti, di costruire il futuro, di costruire attraverso quegli elementi che ci sono stati donati è lo scopo principale della vita di ognuno di noi, e questo si fa attraverso il lavoro, un lavoro duro, faticoso, che però ci porta a ottenere dei grandi risultati. Dagli anni 30 Sironi smette di dipingere su tela e inizia a dipingere direttamente sui muri. In realtà non ha mai amato l'idea del quadro posseduto dal singolo, l'idea del gallerista. Per Sironi l'arte è l'arte di tutti. È un'arte che dialoga con il popolo, che ha bisogno di essere vista, fruita e amata da tutte le persone possibili. Quindi l'idea di dipingere su una tela piccola che poi dopo verrà chiusa in un appartamento e rimarrà lì è una cosa che non ha mai amato. Siamo davanti a un'opera del 1936, L'Impero, che è un cartone preparatorio per un affresco realizzato nella casa madre dei mutilati. È l'affresco del Dux Imperator, perché è un'esaltazione del re che ha vinto la prima guerra mondiale ed è scortato dall'impero. Un'opera bellissima che tra l'altro è possibile visitare, si può andare a Roma e chiedere previo appuntamento di poter visitare l'affresco, e così in questi anni il suo operato, il suo legame con Piacentini, con Bottai lo portano ad avere molte committenze, a realizzare tante opere monumentali come per esempio l'Aula Magna alla Sapienza, Ca' Foscari a Venezia, la Quinta Triennale di Milano, il Palazzo di Giustizia sempre a Milano. Sono delle opere bellissime, eccezionali, realizzate per tutti gli anni 30. Siamo nel 1945, La Penitente è un quadro realizzato dopo la guerra. A questo punto Sironi è un uomo sconfitto, perché ha perso l'ideale che gli aveva dato il fascismo, cioè l'idea di poter costruire una nuova Italia, un'Italia vincente grazie alla modernità, alle macchine, al cercare di riportare il paese agli antichi splendori, quindi era l'idea del recuperare l'arte classica anche per quello, cioè il poter ricostruire qualche cosa di andato perduto. In più, oltre a questo, si trova ad affrontare dei momenti molto difficili dal punto di vista personale. Una delle due figlie si suicida, per cui è perdere l'ideale nel futuro, perdere un affetto solido e importante e sentirsi anche non all'altezza come uomo, come artista, e cambia la tavolozza dei colori, i colori diventano molto più grigi, molto più cupi, non ci sono più quei bellissimi cieli azzurri delle periferie degli anni 20. È un uomo ormai chiuso in se stesso, abbandonato dalla società, ma non è
tanto il sentirsi solo perché abbandonato, ma solo perché è senza un futuro, è senza una speranza, ed è questo che poi piano piano lo porta sempre di più a rinchiudersi, a cercare di trovare delle motivazioni che però purtroppo ormai non trova più. Maria Massan è la sua voce, ineguagliabile e affascinante, che racconta da oltre 30 anni le storie dei Sahrawi, un popolo che da lontano 1975 vive in un deserto difficilissimo, la Ahmada algerina, dopo essersi visto sottrarre dal Marocco il suo territorio, ricco di fosfati e con il tratto di costa più pescoso della zona. Massan è un personaggio carismatico e inimitabile. Il libro Soy Sahrawi è la biografia di questa grande donna ed artista, rappresentato in forma di graphic novel con i testi di Gianluca Diana, le illustrazioni di Andromalis e la traduzione di Federica Marzioni. Cerchiamo di raccontare le storie che sono dietro al personaggio di Maria Massan, una donna con un carattere bello, enorme, decisamente muscolare, una donna altrettanto ferma e decisa sia per quanto riguarda la sua storia personale, piuttosto ancora che poi per la scelta artistica e per la carriera artistica relativa. Dietro la sua storia e dentro la sua storia, tanto al femminile, piuttosto che come cantante, piuttosto che come personaggio artistico che è riuscito a trovare anche un suono nuovo, e questo le va riconosciuto, ci sono tante prime volte. Speriamo di averle elencate, non dico tutte, ma quasi tutte. Il tuo incontro con Maria Massan è avvenuto in un negozio di dischi, in quel di Barcellona, la Rambla, per chi la conosce. Lato destro, un negozio di dischi che fra l'altro non c'è più, ed a proposito di storie, tenuto da un esule argentino, una tienda, come la chiamano da quelle parti, di World Music. Sono incappato, come succede nella migliore delle tradizioni, cercando fra i dischi qualcosa di non ben definito, in uno dei suoi lavori. Il disco si chiama Deseus, una cosa del 2002 2005, scusami. E sono rimasto folgorato dallo sguardo in copertina. Per chi non conosce questa artista, tu che sei anche un musicista, conduci una rubrica di musica, come la definiresti? Come la presenteresti a chi non la conosce? Maria Massan canta quello che è definito oggi, per quanto valgono le etichette, il desert blues. È una definizione che le va chiaramente stretta, però per capacità di sintesi, insomma, potremmo esprimerla così. Da quelle parti la loro musica si chiama Ha'ul, con l'H davanti, ha delle fortissime vicinanze con il blues come lo conosciamo, ma chiaramente in versione West Africa, quindi in quella linea immaginifica che collega dal Mali piuttosto ancora che le terre Tuareg, ci sono tanti elementi di riferimento, il canto tipico delle donne di lì, tanti elementi percussivi e poi queste chitarre sabbiose e desertiche. Massan riassume le storie al femminile della sua gente, in una terra in cui l'importanza delle donne come elemento fondante della società Sahrawi, basata sulla giustizia sociale, rappresenta una peculiarità pressoché unica nell'intero mondo islamico. Andromalis non è potuta essere presente, ci vuoi dire tu un pochino, ci vuoi raccontare come si è anche orientato rispetto a disegnare la storia di Mariam? Andromalis, al secolo noto come Andrea Malis, è l'artista vero che ha permesso che si realizzasse tutto questo qua. Ci conosciamo da molto tempo perché collaboriamo per altre forme, per altri progetti grafici che ora non sto a rammentare. Questo libro è la sintesi perfetta del suo stile. Abbiamo deciso che illustrare la vita di Maria Massan nel miglior modo possibile per il nostro punto di vista, e speriamo di averlo fatto anche con rispetto nelle forme, nei colori e nella narrazione per lei e per il popolo Sahrawi stesso, era probabilmente quello di tirar fuori reminiscenze infantili di ambedue. Personalmente ho rammentato i libri illustrati di quando si era davvero in età scolare,
quelle storie della Fabbri Editori, delle mille, a mille cenè o cose del genere, mescolate poi con quelli che sono stati i gusti successivi. Ed in questo si interseca per l'appunto invece la parte personale di Andromalis, e quindi tutte le fanzine anni 70-80, quelle che una volta erano le storie di pazienza piuttosto ancora che le fanzine punk e via dicendo. La confusione c'è, è sensata, ha un ordine e speriamo che sia una linea di conduzione per tutto il testo.